Ci vuole un episodio per sbloccare una partita dal grande equilibrio. E il Giulianova è lucido nell'attendere il momento propizio. Ad una manciata di minuti dalla fine i giallorossi guadagnano un angolo. Dalla bandierina Cerasi disegna un traversone che Alessandretti trasforma nel gol da tre punti. Il Fadini diventa una bolgia. L'Aquila, che per larghi tratti aveva provato a gestire ritmi e possessi, non ha più la forza di reagire e per il Giulianova è un successo che vale oro, soprattutto per il processo di crescita di una squadra molto rinnovata. Al Fadini va in scena una partita molto equilibrata, tirata sul piano tattico e su quello delle giocate. Gli uomini di Epifani hanno un avvio fatto di pressione e aggressività e per il Giulianova non è sempre semplice la fase di costruzione della manovra. Dopo 18 secondi Alessandro conclude alto. La sfida dispensa poche occasioni da rete. L'Aquila è pericolosa ancora con Alessandro al minuto 12. Il Giulianova invece ci prova in due circostanze, sempre con Bracciatelli. Al 27esimo prima e al 37esimo poi. In entrambe le occasioni la mira è imprecisa. Ma su una ripartenza, forse l'unica della contesa, la squadra di Epifani sfiora il vantaggio. Sul rilancio, minuto 38, Marchionni spizza per Alessandro che entra in area. Boccanera si oppone in maniera decisiva. Nella circostanza si fa male Rinaldi, costretto ad uscire dal campo come Ragni in precedenza. E sul terreno entra Alessandretti che poi sarà decisivo. La ripresa non muta i connotati di un confronto che viaggia sempre sul filo sottile dell'equilibrio. Bracciatelli al decimo ci prova dalla distanza, anche in questa occasione la mira è imprecisa. Dalle due panchine i tecnici provano a cambiare interpreti, ma non le soluzioni tattiche, per cercare di arrivare ai tre punti. Ma l'Aquila non è più quella del primo tempo e forse si accontenta di gestire la sfida senza mai affondare, mentre il Giulianova è sempre molto attento nella fase di possesso a non disdegnare mai la fase propositiva. La sfida si decide al 37esimo sul colpo di testa vincente di Alessandretti. L'Aquila, colpita nel orgoglio, prova a reagire, ma dalle parti di Boccanera non riesce a creare situazioni interessanti. C'è solo un episodio, in area al 43esimo, con la caduta di Santi Rocco, da poco in campo, che però rimedia un giallo per simulazione. Ormai non c'è più tempo, il Giulianova di Cerasi resta a punteggio pieno, mentre l'Aquila delle grandi firme conosce uno stop forse non previsto alla vigilia.